Livornesi, una scoperta dei resti di un acquedotto antico, pare del 1800, che portava l'acqua da queste zone fino alla città di Livorno. Un acquedotto lungo all'incirca 18 km, lo stato di conservazione vedremo quale sarà, c'è scritto non tanto, diciamo, curato, vedremo e andremo a scoprire i resti. La nostra partenza è avvenuta dal parcheggio del borghetto di Colognole, lì dietro alle mie spalle, e ora ci addentreremo seguendo i segnali rossi e bianchi al sentiero che ci conduce nel boschetto. Dopo aver superato le arnie, aver sentito il magnifico ronzio di quegli splendidi animali, ci troviamo qui sulla destra, all'inizio del sentiero. Strada delle sorgenti. Quello che andremo a fare è un anello, dove abbiamo parcheggiato lì in centro a Colognole, ritorneremo lì, però vi assicuro che un po' di viscidu è facile, eh? Sentiero, nulla di impraticabile, ma bisogna stare attenti perché è abbastanza scivoloso. Però siamo messi nella natura e questo ci aggrada. Come sarà bello sentire l'odore del bosco. Proprio una bella sensazione. Questo muschio che proprio senti l'odore. Sì. Buono. Diciamo che ancora essendo marzo il caldo non la fa da padrone, quindi ci regala questi profumi incantevoli. Sotto c'è il torrente Mora, si sente? Bello carico deve essere anche. Sotto c'è il torrente Mora, si sente? Bello carico deve essere anche. Manca. Siamo venuti apposta per vedere dell'acqua. I presupposti ci sono. Carichi. Ma avendo piovuto 3 giorni fa, a regola acqua non manca. Siamo venuti apposta per vedere dell'acqua. I presupposti ci sono. Carichi. Il bello è anche questo. L'impantanamento. Sa se riusciremo a vedere qualche animaletto. Speriamo, A volte ci è capitato. Sai, sono comunque percorsi che ora fanno poche persone.
che bello. Avete presente quelle cascatelle zen? Sì, c'è anche un signore che pulisce. Qui passiamo lungo il bordo. Ma in che paradiso vive? Guarda, che bello. Piove con le mamma mia, sì. Signore, poche fortuna. Mamma mia, che fantastico. Mamma mia, piccolo guado. Guarda qua. Ma che spettacolo! Meraviglioso. Marmata? È marmata, non è ghiaccio. Ma dove c'è andata di là, amore? Di là? Di qua, amore. Come di qua? Di qua c'è andata. Di qua? No, no. C'è andare lungo il corrente qui sopra, amore. Quindi lo devi riguardare, amore. Mannaia. Il momento del guado è importante, bravo amore. Dai, andare lungo questo sentiero. E come no? No, ci può essere, mamma mia, guarda le caschette. Oddio. Mamma mia. Avevo ragione di venirci quando va più vuoto. Che spettacolo. Una serie di cascatelle che continuano laggiù. Il sentiero le dovrebbe percorrere tutte. Qui delle gallerie naturali. Attenzione al pungitopo che... Aia! Aia! Ma guarda là, no! È uno spettacolo! No! No, è uno spettacolo! Mamma mia! Sì, quella roba lì, non ha prezzo. Mettiamoci in silenzio un attimo e sentiamo. Non è che è rilassante, di più. Di più. Tac. No, no, dai. I sentieri vanno fatti, oltre che scoprire il territorio e la storia, vanno fatti solo per uscire dalla caoticità della nostra vita. Abbiamo anche le mutandine, mia moglie. Mamma mia. Una parola. Perché il regalino dell'ultimo dell'anno. Addirittura. Oh, è rosso. Ghiaccia? Ghiaccio, sì. Ah, un spettacolo.
pavimentazione un po' sconnessa per risalire sopra, sì, l'acqua deve aver scavato, deve reagirci, dov'è? Dove sono? Piano piano. Attenzione. Che si congiungono a questi comodi scalini. Ah sì. Baracchina mimetizzata, cioè, nella natura. Eh sì, tutte sono le pompe dell'acquedotto di ora. Vedi, impianto di potabilizzazione. Però si integra almeno nel territorio. Ottima idea. E qua vediamo tutta la canalizzazione del torrente. E noi vi cammineremo accanto. E che tutto deve essere l'acquedotto, eh? Ah sì. No, ma che spettacolo è? Non ho idea. Veramente una cosa che fa lasciare senza parole. È tutto assurdo, però non è bello come ora. Sì, penso che d'estate la portata dell'acqua sia molto inferiore. Non so se assisteremo a questo spettacolo anche nei mesi più caldi. Proviamo ad andare avanti, anche se il cartello dice che c'è una frana, va. Vediamo dove riusciamo a proseguire. Che scuro però. Vai. Attenzione al muscolo che è molto scivoloso. Ho sentito. Faccio prima a camminare sì, sulla... Porta, diciamo. Facciamo prima a camminare su... sulla terra, sì. Si vede che c'è tanta acqua, c'è tutto quel muschio, tutti gli altri sono ricoperti di muschio. Qui il sole lo vede poco, mi sa. Sì. Deve essere stato un ponticello. Ma sì, è vero, c'è un ponticello anche quello che c'è fatto qui. Poi vediamo cosa si può fare. Questa bellissima volta. Siamoci da sotto, andiamo da sopra.
i più alti. Bello, 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 solo parole, tre parole, bello, bello, bello. Solo tre parole, caro te. Ora vedete anche la volta, l'opera ingegneristica di queste volte. È bella, stupendo. Si presume che questi siano tutti scanalatori d'acqua. E convogliavano tutto nell'arteria principale. I reticoli che spingevano l'acqua giù. Ecco, magari qui, dato che è stretto, pieno di muschio umido, raccomandiamo la massima prudenza. Qui si è già accaduto un alberello. Che bello lungo comunque. Sì. Ah, il giro dell'anello che andiamo a fare è all'incirca sui 9 km. Ora dopo con il mio Garmin controlleremo. Potrebbe essere all'incirca di questa lunghezza. Ma com'è bello laggiù tutto il drittume del sentiero. Vento. Ma da funghetti. C'è merda, c'è tutto. Sì, c'è pieno di merdetta vietruta con le vacche. Si sa che è di volpe. La cacchina delle volpi. Vero perché cagano sempre con le vacche? Che le mangiano. Bellissimo. Sembra di essere in una parca. Acqua di sotto, acqua di va. E andiamo su. Dai, mai è fatta. Qui sciacqua ovunque. Ora anche qui c'è un segnale di... Qui anche se c'è la rete, il passaggio è di qua sul... Ecco, questo diciamo il punto, penso che sia il punto un pochino più palloso. Se... Sì, perché da qui. Qua c'è da montare un attimo qui. Ci si fa, si mette il piedino lì a modo. Teniamo i regimi. Questo fa montare lassù. Più o no? Vieni.
attenta. Aspetta, allora. Aspetta, no, no, vai. Prima mi preparo. Allora, prendi la mano. Ok, piano piano. Piano piano. Sì. Vediamo un po' dove siamo finiti. Ok. Sì, ecco, diciamo che il punto un pochino più impervio è questo. Mano. Attenzione. Ok. Allora, ricapitolando, questo pezzo, ragazzi, se lo volete lo fate. Ma perché a vostro rischio. Ci hanno messo la rete, se no passando di qua dall'albero si passava meglio. Ma c'è, passava meglio, ma è frenato lì, siccome. Quindi ve lo dico, noi abbiamo provato a nostro rischio, ce l'abbiamo fatta piano piano. Però se volete tornare indietro, ci potete tornare benissimo. Non sono certo io che mi assumo la vostra responsabilità. Noi lo facciamo per i cavoli nostri. Tanto il legno che è un po' marcetto, sì, lì. Sì, qui è un po' tutto. Molto marcio. E proseguiamo. Piano piano. Ci siamo. Ok, quindi allora ricapitolando. Questa è la traccia del sentiero che continua di su. Qui ricordatevi che quando piove non ci venite assolutamente. Sì. Perché qui l'acqua verrà giù a scroscio, quindi è impossibile. Stiamo attenti se lo volete fare laggiù a quel punto dove è franato. Per il resto, come on! Ah, che bello cichio! Ovviamente non me ne intendo di geologia, quindi non so assolutamente cosa sia, però è una pietra che risplende. Ok, abbiamo ritrovato non con facilità 119. Poi senz'altro c'era anche un altro. No, questa dovrebbe essere stata la strada che la frana ha interrotto, che ti portava comunque qua. Quindi abbiamo, ci siamo riallineati, ragazzi. Allora, siamo riusciti ad arrivare, diciamo, all'inizio del ritorno, quindi del nostro sentiero ad anello. Allora, vi do anche un'indicazione. Partendo a monte, lì c'è proprio una strada che arriva sulla statale con le Salvetti. Dopo, se vai, mi metto il link in descrizione. Potete venire direttamente giù e fare a ritroso quello che noi abbiamo fatto all'inizio, che secondo me è però un pochino più pericoloso, un po' scivoloso. O lo fai d'estate, allora sei magari sicuro che c'è meno acqua, meno, diciamo, punti impervi. Però ricordatemi sempre che c'è quella franetta lì. E insomma, io l'ho fatto là, da dove siamo partiti, ci è risultato più accessibile, facendo una salita, camminando anche un pochino meno veloce. E ora ritorneremo quindi verso la macchina, seguendo il percorso ad anello che abbiamo scelto. Però secondo, a mio avviso, ricontinuo a dirlo, è meglio farlo come abbiamo fatto noi. Allora, per il ritorno da quel punto dove ho fatto vedere l'ingresso all'acquedotto, abbiamo proseguito, diciamo, verso sinistra su uno sterrato. Abbiamo passato delle macchine abbandonate e comunque abbiamo seguito cartelli per la guest house, che è una residenza qui, non so se è estiva o qualcosa, una casetta dove poter alloggiare. Comunque il percorso a ritorno è molto meglio, ampio, largo, pulito, e ci porterà a 5 km all'incirca al parcheggio dove abbiamo lasciato l'auto. Quindi per il nostro viaggio oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi, iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, siamo ancora pochi, devo crescere, bisogna crescere, e vi porterò in altri luoghi. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao. Mi raccomando.